Questo è il terzo appuntamento con il manuale d'amore. Ovviamente le varianti sull'amore sono infinite, ne ha scelte alcune fasi. Volevo chiedere come è cambiato il racconto, la modalità di raccontare dal primo manuale ad oggi, e ad oggi che tipo di realtà viene fotografata in questo film? Ma innanzitutto gli episodi sono tre e non quattro, perché abbiamo pensato di dare più spazio alle storie. Seconda cosa, penso che in questo caso si possa tracciare una specie di link tra tutti e tre gli episodi, cioè è come se la freccia di Cupido partisse dal primo episodio, attraversasse il secondo e arrivasse al terzo. Potrebbe essere una storia unica di una persona giovane che si innamora, poi diventa matura e poi raggiunge un'età avanzata. Però io ho deciso di farlo fare a tre protagonisti diversi, naturalmente, perché le reazioni che uno ha all'amore devono essere diverse, per cui mi piaceva che fossero tre attori diversi a interpretarlo. Penso che sia moderno il film proprio per questo motivo, perché racconta delle storie che 30 anni fa non si sarebbero potute raccontare. Ad esempio, l'ultimo episodio, quello dell'Oltre, con De Niro, Bellucci e Placido, è un episodio che 30 anni fa difficilmente poteva stare in piedi, perché un settantenne di 30 anni fa veniva messo in un ospizio e buonanotte. Una donna di 45 anni, di 30 anni fa, non si sognava minimamente di poter fare un figlio, di avere una famiglia. Per cui, insomma, mi piace l'idea di raccontare delle storie calate proprio nell'oggi, nella nostra società, ecco. Carlo, i film di Verresi sono dei film insomma, fondamentalmente di scrittura, no? Cioè, una scrittura molto, molto dettagliata, molto precisa. Però ti volevo chiedere, di quali di questi tre elementi che ti dico, quali di questi tre ti hanno colpito maggiormente e hanno influenzato il personaggio? Questa parrucca un po' posticcia che ricorda un po', perlomeno a me, ha ricordato vagamente il nostro Premier, questo protagonismo mediatico di cui spesso noi giornalisti siamo protagonisti. O questa cialtroneria un po' italiana che in fondo alla fine emerge dal tuo personaggio. Quali di questi tre elementi ti hanno un po'? Ma il narcisismo, perché poi il conduttore, non tutti, però una certa tipologia di conduttori è pavona, è narcisa, capito? Ama molto se stesso e sta a sentire molto poco gli altri, si guarda, vuole sapere se è piaciuto, nonostante l'età. Io sono un conduttore al limite della pensione, però pensa ancora alla sua carriera, ai suoi rapporti, alla sua famiglia ben solida, però è uno che ha solo pensato a se stesso. E il fatto poi che incontra un giorno una pazza squilibrata, che non sembra all'inizio, che lo lusinga dicendogli che ha scritto addirittura un capitolo del libro in cui parla della mia persona come conduttore, beh, mi lusinga talmente tanto che alla fine gli do retta. Vengo anche affascinato e in questo Donatella Finocchiaro è stata veramente un'ottima spalla, e un'ottima partner più che spalla, però dico spalla nelle battute, però forse il narcisismo è quello che mi colpisce di più, sicuramente, sì, perché è sempre un mezzo primo piano, capito? Un primo piano o una mezza figura, che è sempre di tre quarti. Sempre preciso, perfetto, la cravatta in quel modo, il cerone in quel modo, il parrucchino nel mio caso deve essere in quel modo, fino a quando no, lei non me lo sradica perché sgama che c'è un parrucchino. Cosa ha aggiunto alla tua esperienza di attore, anche questo breve contatto, perché nel film c'è una breve sequenza in cui recita insieme a De Niro, cosa ha aggiunto a te come attore aver recitato insieme ad un attore del calibro di De Niro? Quello che mi ha fatto piacere, io il 17 novembre ho compiuto 60 anni, quello che mi ha fatto piacere è che ancora ho tanta energia nel voler osservare e nel voler riproporre, quindi sono ancora un curioso della realtà, questo mi ha fatto piacere. E questa commedia è stata la riprova che dentro di me ancora c'è questa voglia, c'è questa passione ancora per essere un pedinatore di italiani, capito? E di trasformarli, di raccontare ancora, ecco. Quindi sento ancora lontana la fatica, la stanchezza. Fino a quando mi andrà, fino a quando il pubblico lo vorrà, io sento che ancora posso andare avanti. Poi, quando arriverà il momento, io già ringrazio Dio per quello che ci ho avuto, mi sembra già un E che miracolo. fai dopo? Ma c'ho mille interessi, non te crede? Cioè?
il giardinaggio, mi piace scrivere, mi piace la musica. Giardinaggio, Tommaso. Giardinaggio. Ma io le poto, ma io cambio la terra, ma io le compro nuove, ma vado a prendere la terra dei castagno che non si trova più, ma io vado a fare delle cose che tu manco delle immagini. Ho imparato molto ultimamente. Quindi la campagna, per me la mia campagna è una gran cosa, quindi non credo che mi morirò di pizzichi, perché mi piacerà anche quel tipo di vita là, mi piacerà anche essere spettatore, perché no? Io sono un tifoso degli altri, poi alla fine.